È nella durata che si valuta il fiato del maratoneta. La frase di Roberto Vidali definisce bene il senso del lavoro di Juliet Art Magazine. Più di 30 anni di attività, quando si parla di arte contemporanea, sono molti. Ma sarebbe giusto parlare di cultura visiva, più che esclusivamente di arte, dato che nelle pagine di Juliet, negli anni, trovano spazio anche il design, la fotografia, l'architettura, il fumetto, la moda, i new media e naturalmente articoli, interviste, forum di pensiero sull'arte contemporanea. Discipline che per definizione sono espressione della quotidianità e del presente, ma spesso così incomprese che vengono giudicate avulse dalla realtà, salvo poi rivelarsi lungimiranti e talvolta riaffermare il proprio senso nel futuro. Nelle sale della Biblioteca Statale di Trieste, una mostra ha raccolto i documenti che testimoniano l'attività trentennale di Juliet Art Magazine e le opere degli artisti più vicini e più attivi. Zevola, Sofianopolo, Iodice, Cascavilla, Plumcake, Giacon, Gilardi, Serrapica, Massini, Fontana. Non si tratta soltanto di una mostra celebrativa, ma è anche un segno dell'azione di Juliet nel contesto contemporaneo. Pensieri e scelte del presente che lasciano traccia nel futuro. Qui siamo nella saletta riunioni della Biblioteca Statale di Trieste e in occasione dei 30 anni della rivista Juliet abbiamo pensato di far iniziare questa nostra mostra commemorativa con un dono. Abbiamo donato quindi alla biblioteca questa sala con opere di Anna Maria Iodice che abbiamo coinvolto nel progetto affinché ci fosse come una realizzazione ad hoc di opere pensate per la città di Trieste. Fin dagli esordi abbiamo seguito il lavoro di questa incredibile pittrice, un po' marginale rispetto a quello che è il mercato dell'arte, ma senz'altro pregna e densa di molti significati. Il dono in realtà diviene un'idea che noi abbiamo pensato di avviare in occasione dei nostri 30 anni, come uno di tanti doni da offrire alla città, altri, ricordiamolo, l'abbiamo anche dati come opere stabili all'ITIS in quanto ente benefico della città di Trieste. È il 1980 quando un gruppo di appassionati dà il via alla rivista Juliet, un gruppo composto dagli artisti Oreste Zevola e Antonio Sofianopolo, il promotore Roland Marino, l'architetto Davio Fabris e la collezionista Giuliana Ferrara. Fin dall'inizio, direttore editoriale è Roberto Vidali, un artista triestino diplomato all'Accademia di Napoli, che con un gruppo composto da Silvio Merlino, Ernesto Iannini, Claudio Massini e Anna Maria Iodice, partecipò alla Quadriennale di Roma nel 1975 e l'anno dopo alla Biennale di Venezia. In seguito, però, preferì abbandonare l'attività artistica per portare il suo contributo laddove sentì mancare un'alternativa all'offerta di comunicazione critica nel mondo dell'arte. Palestra operativa per Vidali fu la Cappella Underground, dapprima centro ricerche audiovisive, poi diventata circolo cinematografico, dove negli anni organizza mostre ed eventi con artisti che nel tempo si sarebbero distinti nel complicato e competitivo sistema dell'arte. Diciamo Trieste è una grande città a livello europeo. Ho avuto la fortuna di fare il militare, di conoscere Pierpaolo Bisleri, che dunque eravamo già nel campo dell'arte, mi ha fatto conoscere Vidali in quegli anni, è stato lui a venire a trovarmi nel mio studio a Udine e mi ha detto: con questi lavori puoi andare in qualsiasi galleria a Milano. E così è stato, dopo due giorni praticamente che ho portato tre foto dei miei lavori e mi hanno subito richiamato ed è stata appunto la Galleria Cannaviello, perché era stato da Marconi e Gian Salvatore Ala, ma l'unico che mi ha risposto subito nella stessa giornata è stato Cannaviello, mi ha detto ritorna su l'indomani e io ho toccato, diciamo, il cielo con un dito, come si dice. La collaborazione con lui poi si è sviluppata negli anni, perché poi abbiamo fatto le pubblicità, le prime interviste, comunque la prima mostra l'ha fatta la Cappella Underground con Roberto Vidali, poi nel suo studio, insomma la collaborazione è trentennale. Hai fatto delle cose emozionanti, stupende. No, devo dirti la verità, nella loro semplicità c'è un gioco di luce, di una gioiosità che non avevo trovato prima. Io penso che l'astratismo è un modo di rappresentare le cose, però per me sono sempre figure che poi siano non riconoscibili o sono chiamate così astratte, mi sta anche bene, però io vedo sempre figure e dunque io mi sento un figurativo,
uno che narra delle cose con delle figure chiaramente non comprensibili a tutti. Per me, anche per me alle volte non sono chiare, però mi ritrovo in queste forme alle volte ambigue, alle volte incomprensibili, e cerco di capire e di capire me stesso alle volte su quello che faccio, su quello che trovo davanti. Scarse risorse economiche impongono alla rivista una forma asciutta, quasi francescana. Appena un po' di colore in copertina la distingue da una fanzine. Le copertine sono affidate ad artisti che raccolgono la sfida in modo radicale. Quelle monocromatiche rimangono come simboli di creatività. Tuttavia, da subito i contenuti cercano un respiro internazionale ed un ruolo nazionale, fuori dalle logiche localiste. Trieste è città in gran parte ancorata al passato. Ogni novità è sminuita, osteggiata o peggio, ignorata. Le istituzioni creano resistenza. Si deve all'iniziativa privata la ricchezza di eventi e mostre d'arte contemporanea degli anni in cui nasce Juliet. Le prime 11 copertine di Oreste Zevola, artista napoletano trasferito prima a Trieste e poi a Parigi, danno a Juliet un segno distintivo, un guizzo, uno scarto di lato rispetto all'agida lingua dell'arte concettuale. Sono gli anni della transavanguardia di Achille Bonitoliva ed è il ritorno alla pittura dopo anni di arte povera, happening, minimalismo, arte concettuale. Il gruppo di Juliet si dimostra ricettivo, reattivo, attento alle nuove tendenze. Nel terzo anno di vita inizia una distribuzione internazionale nelle maggiori città europee, New York e America Latina. Negli anni la rivista si fa più ricca, arriva il colore, nasce un'associazione culturale che manifesta il suo diritto all'esistenza, organizza mostre, si rappresenta alle fiere dell'arte, allarga la rete e raccoglie consensi. È una rivista che è fatta di uomini, è una rivista che raccoglie attorno di sé un gruppo di persone che la pensano anche in una certa maniera e quindi costruiscono anche nel loro interesse una visione delle cose, no? Quindi un rapporto che si è sviluppato nel tempo di amicizia, di conoscenza e di frequentazione, ecco. Abbiamo rapporti anche con altre riviste, io collaboro anche con altri del settore che però non sono Juliet, perché Juliet ha questo tipo di impostazione, quindi non voglio dire familiarità, che può essere travisato, però c'è un'impostazione di come dire, consanguinità, ecco, ci sentiamo tutti vicini, la sosteniamo tutti perché Juliet è un'identità. Sul piano nazionale è una delle migliori. Diciamo che il giornale dell'arte, Fresh Art è la prima, però a livello di segno di altre riviste del territorio è una delle prime, non vorrei dire che è la terza, ecco. Arte Mondadori fa un'arte che è, diciamo così, ormai conosciuta, consolidata, già strutturata nel mercato. Juliet si muove spesso, questo grazie a Roberto che è il direttore, si muove spesso anche su sentieri magari inesplorati. Proprio oggi chiedevo a Roberto di un vecchio catalogo, perché ho visto un museo che è nuovissimo, molto bello, a Neuhaus, vicino a Graz, che è Lianig, ed è un museo di un industriale fatto per sé, dove ha raccolto, a parte una collezione un po' di carattere mondiale, ha raccolto soprattutto latte di tipo austriaco. Ecco, una delle prime mostre, oggi mi ha portato una brochure che è stata fatta qui a Trieste, Austria Felix, che è stata una delle prime degli anni Ottanta, dove ci sono tutti, Smalis, Anziger, Vopava e tanti altri, che ho visto lì nel museo, quindi ho ritrovato proprio quella nostra esperienza iniziale, l'ho trovata dentro il museo, proprio certificata, se vuoi, storicizzata. Quindi voglio dire, Juliet è sempre stata un'anticipatrice rispetto a questi movimenti e a questi interessi. Juliet ha un'etica che nel lungo periodo è stata la leva che ha sollevato il rispetto di tutti gli attori del complesso sistema estetico ed economico dell'arte. Artisti, galleristi, collezionisti, critici e non ultime le riviste concorrenti. Juliet è indipendente, non ha legami e quindi non deve obbedire alle dinamiche di mercato. Non è sponsorizzata, non è sostenuta da importanti gallerie, né da finanziamenti pubblici se non saltuariamente in minima parte. Questo certamente è fonte di ansia da sopravvivenza, ma è anche incontrovertibile condizione di una libertà critica assoluta. Questo è importante, che ha lasciato libero a me e forse anche lui. Chiaramente lui forse ha pagato un po' questo, no?
però devo dire che sono passati molti artisti che adesso stanno avendo un successo incredibile, perché mi ricordo Cattelan, quando l'ho visto la prima volta, sì, si guardava con un occhio quasi incagnesco, no, chi è questo, ma come tanti altri artisti che passano, e poi vedi che molti sono emersi per altre strade, per altre fortune, insomma. Da Vidali sono passati veramente tutti gli artisti che adesso li vediamo alla ribalta. Juliet non è mai noiosa, mai nel linguaggio, mai nelle scelte. Ha la vista acuta, indirizzata con curiosità e sicurezza, dove nascono i segnali di vitalità più promettenti. Luigi Ontani, Aldo Mondino, Marc Costabi, Maurizio Cattelan sono nomi che la rivista ha sostenuto ben prima della loro acclamazione nel dorato mercato internazionale. Questo può essere pericoloso per certi aspetti, perché sembra che tu voglia promuovere i tuoi gruppi e quindi che tu abbia interessi legati. In verità è un lavoro di promozione, e poi alcuni hanno trovato anche spazi in campo nazionale, faccio il nome di Claudio Massini, faccio il nome di Merlino, lo stesso Iannini, c'è gente che ha lavorato con Juliet e che poi ha trovato anche, diciamo così, consenso nazionale, e tuttora vive così Juliet, insomma. Ricordo Puze, ricordo Nata, che è uno che ha lavorato con Canaviello, uno degli artisti più interessanti, che è stato con Bonami, che è stato direttore della Biennale di Venezia, ma a parte questo allora operava come artista, però voglio dire, era in un consesso di tipo internazionale già allora. Nel 1980 Antonio Stefanopoulos, che era amico e comunque già artista con un piccolo curriculum espositivo alle spalle, aderì con entusiasmo all'idea di fondare questa rivista. Abbiamo quindi ritenuto essere il nostro dovere dedicare una sala interamente ad Antonio Stefanopoulos, sia con opere che documentano il suo lavoro pittorico, sia con documenti che riconducono la sua pittura a realizzazione da noi prodotte nel corso degli anni, come ad esempio il calendario. Noi stiamo realizzando ormai da 10 anni un calendario con quadri di autore, e Antonio Stefanopoulos vi ha partecipato in 2 edizioni. E abbiamo negli anni collezionato, conservato alcune sue maquette o progetti editoriali che va realizzato per la testata, e abbiamo qui esposto in queste bacheche anche questo materiale. Il numero zero di Juliet vide la luce il 5 dicembre del 1980. Al traguardo del 2010 arriva a 150 fascicoli della rivista e circa 30 extra issue, numeri speciali, che talvolta assumono la dignità di un catalogo. 150 copertine realizzate in collaborazione diretta con gli artisti o con galleristi, da Salvo a Cattelan, da Gilardi a Untani, Zevola, Massini, Sofianopoulos, e poi gli autori internazionali come Mike Bidlow, Milan Kunz, Jan Knapp e recentemente il giovane inglese Andrew Seimeco. In 30 anni il marchio Juliet ha prodotto appuntamenti epocali per la città di Trieste. Le mostre collettive Bestio, Odio, Fenditure e le personali di Piero Gilardi, Maurizio Cattelan, Luigi Ontani, Marco Costabi, Aldo Mondino, fino alle mostre istituzionali per la Serra di Villa Revoltella, con le opere di Giovanni Pulze e Carlo Fontana, le personali di Živko Marušić e Anna Maria Iodice per la Sala Veruda di Palazzo Costanzi, e il progetto di Claudio Massini per 7 musei civici della città di Trieste. Ma il crudo elenco delle iniziative di Juliet rischia di banalizzare una lunga serie di azioni di qualità, progetti realizzati, faticosissime operazioni di connessione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. La mostra di Massini nell'estate del 2009 ne è un esempio. Le opere di questo straordinario artista, dalla biografia divisa tra Napoli, Trieste e Treviso, sono il risultato di una sapienza tecnica profondissima, perché innumerevoli sono gli strati di pigmento, circa 80, che occorrono a queste tele per sembrare lacca. Nella mostra di Trieste le opere di Massini occupano 7 sedi dei musei civici, esposte tra i reperti archeologici, i busti della gipsoteca, gli strumenti musicali nel museo teatrale, i modelli ferroviari, i bastimenti, le preziose cineserie. Le visioni quasi astratte di oggetti quotidiani diventano osservazioni di una galassia che si dissimula nell'arredo delle ville triestine, quasi fossero parte del lascito delle famiglie altoborghesi di fine secolo. Visioni, appunto, vertigini millesimali. Infine, il catalogo edito da Juliet non è meno prezioso, con le riproduzioni fedelissime, cucite a doppia pagina, e le fotografie delle installazioni, immaginifiche a loro volta, non più semplici riproduzioni d'arte, ma un pensiero aggiunto, visione della visione,
qualcosa di inedito. Cosa può fare l'immagine televisiva di fronte a questa profondità, se non appena mostrarne la superficie? Accanto al lavoro di Claudio Massini troviamo delle opere molto ironiche e divertenti di Antonio Serapica, quello che noi chiamiamo una specie di pennello pazzo di Castellammare di Stabia, cioè questa fantasia napoletana molto, molto spigliata, molto vivace e che vive in questo caso all'interno di tecniche illustrative diverse. Queste sono immagini realizzate per uno dei tanti calendari di Giulia, sono i bagnanti che sulla spiaggia, vuoi per l'influsso del nucleare o del petrolio, diventano scheletri, un po' come dei criminal ridipinti, no? Su quelle che sono le figure dei bagnanti. E quindi sono foto ridipinte, ritoccate, sono quindi dei pezzi unici. Al centro della sala abbiamo invece dei documenti, delle curiosità, una piccola parte delle nostre testimonianze. Ci sono 60 lettere, ma sono accatastate una sull'altra, quindi in realtà divisibili, leggibili, forse ce ne sono due o tre. Tre sono di Cattelan, poi c'è una lettera di Paolini, anche di Mimmo Palladino, alcune richieste curiose della Tate Gallery, alcune magliette, piccoli documenti vari. Negli anni la qualità complessiva della rivista è cresciuta verticalmente grazie ad un maggiore sforzo economico e alle più attuali tecnologie di stampa. Recentemente Juliet ha affidato al gruppo Mimic City un nuovo progetto grafico che rispetta il formato ma ne rinfresca l'aspetto. Rimane la struttura filosofica della rivista, il taglio concettuale, l'attenzione a quelle zone della sperimentazione artistica ancora non completamente intaccate dagli interessi di mercato. Da più di 10 anni una sezione fotografica è dedicata agli operatori dell'ambiente artistico. Ritratti di artisti, ma anche di galleristi, collezionisti, editori, sono pubblicati nelle pagine centrali. Da Milano il fotografo Carlo Carrà e Simona Cupoli da Torino portano testimoni e personaggi del sistema economico dell'arte. A Trieste il sistema è piccolo e la lista di personaggi, esauritisi in fretta, dà ora spazio a figure limitrofe all'arte visiva. L'elegante bianco e nero di grande formato di Fabio Rinaldi riprende letterati, musicisti e architetti, ma anche viticoltori e produttori di vini unici, secondo un pensiero allargato di cultura. Quindi è una rivista viva, peccato che sia a Trieste. Trieste è molto bella, però diciamo che non la merita, ecco, questo volevo fare una battuta se mi è permessa, ecco, vale molto di più di quello che la città gli dà, è più conosciuta a livello internazionale che non a livello locale, e questo ci si dice tra di noi, ma lo si consta anche a livello di fiere, di presenze internazionali. Una serie di donazioni di opere, la mostra celebrativa e una festa al Teatro Miela hanno chiuso un ciclo di lavoro trentennale. Juliet ha superato di slancio l'appuntamento, cercando i nuovi progetti, la motivazione per superare le difficoltà. Juliet per me ha rappresentato l'incontro di amici, un incontro di persone che sono state molto importanti in un determinato periodo della mia vita. E che hanno contribuito con la loro disponibilità, con la loro gentilezza a farmi crescere e maturare nel mio percorso artistico e soprattutto umano. Pulze è conosciuto come il pittore degli angeli, perché nei suoi quadri, dall'atmosfera evanescente, in mezzo a nevicate di luce ed in mezzo all'indifferenza delle persone dipinte nella scena, un angelo fronteggia chi guarda. Pulze sembra negare la trascendenza dell'angelo, che piuttosto può essere persona tra le persone, testimonianza d'amore, perché uomo capace di azioni positive verso altri uomini. Una di queste opere fa parte del programma di donazioni di Juliet alla città ed è stata donata alla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo.
Nella Rosa degli artisti di Juliet, Carlo Fontana propone la sua pittura gioiosa, calda, caleidoscopica. Un gioco in bilico tra il déjà vu ed una lunga serie di rimandi alla pittura del Novecento, tra un animale di Chagall ed una caffettiera cubista, fra la tavolozza assoluta di Mondrian e la voluttà di Matisse. Immagini che esaltano i sensi e creano una trappola visiva che muove al dubbio. Davvero è tutto qui? Oppure vi è nascosto qualcosa dietro tutto questo piacere della visione? Ecco, Juliet è a suo agio in questi ambiti, dove l'arte, in quanto azione e pensiero dell'uomo, assume un senso nel suo fare quotidiano, nel non arrendersi alle domande, ma anche nel tentare delle risposte, nell'assumersi la responsabilità di lasciare un segno al suo passaggio.